Ci troviamo nella sede di Bosco Auto a Borgo San Dalmazzo. Sono in compagnia del padrone di casa, che è Danilo Fornero, che è il titolare di Bosco Auto, e alla mia sinistra c'è anche Davide Bima, che è il direttore generale di Cuneo Volley. Perché siamo in questo contesto con ovviamente il padrone di casa e anche il rappresentante di Cuneo Volley? Perché si rinnova la partnership tra queste due realtà, quindi tra Cuneo Volley e Bosco Auto, una partnership, Danilo, cominciata l'anno scorso, che insomma ti ha spinto le sensazioni, il feeling che c'è stato subito già l'anno scorso, ti ha spinto a proseguire in questa, diciamo, avventura, questa partnership. Com'è nata questa decisione? Ma allora è stata una scelta ponderata in quanto quest'anno le risorse importanti dell'azienda sono riversate nella nuova sede, che iniziamo i lavori fine anno, quindi per me è stata una scelta importante continuare a accompagnare nel nostro piccolo la squadra pallavolo maschile, in quanto l'anno scorso le emozioni che mi ha dato, il calore che ha dato comunque anche la tifoseria mi ha coinvolto molto e mi sarebbe dispiaciuto abbandonare questa avventura, questo nuovo cammino, ecco. Quindi emozioni che naturalmente speri di ripetere, e speri che siano ancora più belle, e non diciamo, non andiamo oltre a dire facendo tutti gli scongiuri del caso. Hai parlato però di una novità importante, hai fatto cenno a questa nuova sede. Ci spieghi insomma a che cosa state lavorando, cosa dobbiamo aspettarci? Sì, è stato un progetto da anni che ci stiamo lavorando, nel senso che comunque l'azienda è cresciuta molto, l'area oggi a disposizione è diventata piccola e siamo in crescita e quindi abbiamo deciso di fare questo passo importante in un periodo anche non facile, però siamo obbligati perché il lavoro è cresciuto tanto, l'azienda è in crescita e quindi sono contento di iniziare a mettere il primo mattone. Anche per noi la Bosco Auto è un nuovo cammino e spero comunque che la gente dia aiuto anche alla nostra azienda comprando macchine, facendo pubblicità, ovviamente se si troveranno bene. Chiedo a tutti comunque di venirci a trovare, siamo un'azienda in crescita, giovani, è un ambiente molto familiare, credo che comunque una persona si possa trovare bene, ecco, insomma. A proposito delle emozioni che dicevamo che vorrai continuare a provare, sabato c'è subito la prima, no? La prima grande emozione perché c'è l'esordio casalingo di Cuneo contro Cantù, e sarà sponsor match day proprio Bosco Auto. Quindi ti stai preparando anche tu a questo esordio casalingo? Esatto, volevo partire subito con anche lì, non il primo mattone, ma la prima partita, esserci io a iniziare questo nuovo anno e speriamo che sia un buon anno. Davide, allora parliamo, innanzitutto chiedo anche a te una battuta sulla, penso, soddisfazione e felicità di poter proseguire questo cammino insieme a Danilo, insieme a Bosco Auto, e poi se ci vuoi spiegare questo match day, sponsor match day di sabato, come funzionerà. Allora, la partnership con Danilo continua perché ci accomunano due cose molto importanti. Uno è il coraggio di continuare a fare gli imprenditori, no? Nel nostro piccolo dal punto di vista sportivo, e Danilo, come ha detto, in un periodo così comunque complicato, il coraggio di aprire una nuova sede. E l'altra parte, quello che ci legherà quest'anno, e sono molto contento di iniziare con lui la prima partita perché sarà spettacolo. Noi vorremmo creare al palazzetto uno spettacolo nello spettacolo, la prestazione sportiva sicuramente ci sarà, i nostri ragazzi hanno personalità, hanno coraggio, ovviamente nello sport si perde e si vince. Dall'altra parte spettacolo, perché io ho già avuto la fortuna e sono uno dei pochi fortunati che hanno visto già il progetto della nuova sede di Danilo, e sarà spettacolare, quindi abbiamo veramente tante iniziative perché il punto focale sarà spettacolo quest'anno. E a proposito delle iniziative invece di sabato, ci puoi dire qualcosa in più proprio di questa partita? Allora, partiamo subito col botto. Innanzitutto chiedo a tutti gli spettatori che so già, perché comunque la biglietteria sta cavalcando, che saranno tanti, di arrivare, noi giochiamo alle 7, di arrivare entro le 18:20 perché ci saranno dei favolosi premi messi in palio da Bosco Auto. Poi dopo ci saranno tantissime altre cose. Dopo la partita, con il biglietto, presentando il biglietto, si potrà accedere
probabilmente prenotando prima, visto la grande affluenza, l'Oktoberfest, con una cena dove verrà offerto un boccale di birra da un litro. Quindi avremo veramente tantissime iniziative. Poi, prima della partita e comodamente anche per le famiglie, mi rivolgo soprattutto ai genitori, da quest'anno ci sarà l'angolo del baby parking in collaborazione con la Federbimbi, che quindi lasceranno tranquillamente i propri figli che in ottime mani con maestre accreditate, che appunto si potranno godere la partita, e queste ragazze invece guarderanno e tranquillamente faranno divertire i loro figli. Quindi ci sono tantissime novità, come vedete vi aspettiamo assolutamente sabato, match day Bosco Auto, ore 19. E allora appuntamento a questo punto a sabato con questa partita, con questo esordio casalingo stagionale. Ce l'avete chiesto in tanti, ebbene noi ripartiremo con anche quest'anno con il nostro format delle interviste particolari di Oltre la Rete Test Drive, appunto realizzate in collaborazione con Cuneo Volley e Bosco Auto. Danilo, a tuo rischio e pericolo ci metterai ancora a disposizione delle auto che guideranno i giocatori, i componenti dello staff, a cui tra un po' chiediamo anche come vorranno trattare queste auto. Scherzi a parte, sei contento anche tu di poter proseguire questa parte? Sono contento anche perché comunque a livello personale ho modo di conoscere ciascun giocatore, e sono contento di mettere a disposizione delle macchine giuste per far pubblicità sia all'azienda e dare un aiuto a caricare questi ragazzi. L'anno scorso grossi danni non li abbiamo fatti. No, ringraziando auto, no. È andato filato tutto liscio. E a questo punto vengo da te, quando si parla di danni, non so se vorrai tu essere il primo a... Non capisco la danni con me, cioè no. È giustissimo. Allora, il coach Matteo Battocchi, uno dei protagonisti, una delle puntate più belle dell'anno scorso, proseguirai anche quest'anno, sarai protagonista, adesso vediamo una delle prime, ci saranno delle novità che poi annunceremo. Probabilmente non sarai da solo, dovrai portare in macchina anche qualcuno, sei pronto a tutto tu? Sì, assolutamente. L'anno scorso, se veramente la mia è stata una delle più belle, vuol dire che non hai fatto un bel lavoro con le altre. Sono pronto a tutto, anche a farmi regalare un'auto, nel caso. No, è stato un momento divertente dove riusciamo anche a far vedere qualcosina di quello che siamo al di là del campo, no? Siamo persone prima di tutto. E siamo ragazzi che ci divertiamo, che stiamo bene in palestra, che sicuramente facciamo un lavoro che ci piace, cerchiamo di trasmettere tutto quello che abbiamo dentro a chi sta fuori, però poi fuori dal campo siamo anche delle persone con tutte le nostre pazzie del caso, e quindi è anche carino che escano fuori. Assolutamente, penso che l'obiettivo sia stato centrato l'anno scorso, perché sono uscito davvero, adesso scherzi a parte, delle bellissime interviste, facendo emergere anche appunto i lati personali e un po' pazzi dei giocatori dello staff. Appunto proseguiremo, quindi tieniti pronto perché a breve toccherà a te, quindi l'appuntamento è prossimamente, ma proprio a breve, per una nuova stagione di Oltre la Rete Test Drive.